schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un'anticipazione su quello che in teoria dovrebbe uscire domani in pratica. Allora, siccome Rockstar con questo ultimo aggiornamento ha giocato molto sui tempi, ha fatto una settimana sì e una settimana no dei veicoli, domani dovrebbe essere la settimana sì. Allora, quelli che avete visto ragazzi sono i veicoli che usciranno domani, ci sono questi tre che vedete qui e in più ci sono anche le due super. Penso che domani ci saranno questi 5 veicoli, non do nulla per scontato ragazzi, badate bene che poi magari mi venite a dire no perché Maxi ha detto una stronzata. No ragazzi, non do nulla per scontato, però oggi andremo a vedere questi veicoli. Allora, innanzitutto come auto super ci sarà la Overford Tyrant, è un'auto super, quindi ci resterà solo che provarla domani. Io adesso in questo video metterò una clip sulle varie modifiche, qui avete potuto vedere il prezzo di quest'auto che si aggira intorno ai 2.515.000, insomma una sciocchezzuola. E poi abbiamo anche una seconda auto super che è la Jester classica, la Jester Classic, e andiamo a vedere anche questa, ha un costo intorno a 790.000. Specificamente sembra una buona auto, poi bisognerà vedere insomma tutte quante le caratteristiche dell'auto, fino a quando non uscirà non potremmo sapere. Per quanto riguarda San Andreas Super Autos invece abbiamo una Vapid che comunque insomma sembra una buona auto, diciamo che è una Dominator GTX, quindi si rifà molto alla Dominator attuale. Poi abbiamo questa qui, la Rune, com'è che cazzo che si chiama, Rune Ceburek, boh, c'è qualcosa del genere, raga, io questi nomi. E poi la lampada di Michelli GT. Queste auto boh, sono un po' così, la Rockstar se sta diciamo a tenere un po' sul classico, però i prezzi ragazzi continuano a salire per tutte le auto. Non ci resterà altro che vedere domani quello che uscirà, quanto cazzo costeranno, cioè quanto costeranno più o meno già lo sappiamo dalla clip che avete appena visto, e non ci resterà altro che vedere queste auto, la loro velocità, fare i vari test, i vari cazzi e i vari mazzi insomma ragazzi, per cercare di capire se sono auto buone o meno. Allora vi dico una cosa ragazzi, ve la dico in anticipo, se mi seguite aspettate, perché tanto domani farò dei video riguardo alle auto e quindi automaticamente vi dirò a mio avviso se comprarla, se non comprarla, proverò a fare dei test di guida con questa super confrontandola con la Tezzeract, anche se penso che la Tezzeract sia secondo me la macchina più veloce del gioco al momento, anche essendo un'auto elettrica secondo me è la più veloce del gioco, non credo che ce ne siano altre, e quindi aspettate a comprarle, aspettate a spendere qualche soldino, che magari aspetta mezz'ora in più, un'ora in più, due ore in più, oppure una giornata in più, non è che ci costa tanto ragazzi, però magari vi consente di risparmiare qualche soldo. Certo non c'ho una competenza da meccanico professionista, però posso dire le mie impressioni su quello che è l'auto e su quello che come va, come non va. Poi la testeremo sulla pista test drive che ho creato e vedremo. Questa ragazzi è la Jester Classic, anche questa sembra una buona auto,
esteticamente sembrano delle buone auto, poi bisognerà vedere a livello di motore come si comporteranno, come andranno come tenuta e tutto il resto, ragazzi, perché quindi qui non è più un fattore di valutazione estetica, ma diventa più un fattore di valutazione di guida, anche se secondo me le gare sono rimaste in pochi a farle. Però magari c'è chi ancora fa le gare e per esempio io qualche gara la faccio ogni tanto e quindi mi piacerebbe comunque avere delle auto che corrono. Non dico che corrono più dell'altri perché comunque sì, ci stanno, per carità di Dio, però comunque delle auto che corrono, oltre a essere carine, per carità di Dio. Quindi andremo a vederle domani. Questo è quanto, ragazzi, io sono riuscito a trovare in giro. E queste sono le auto. Che altro dirvi, ragazzi? A me sembrano carine. Queste fanno parte della categoria leggendari. Cercherò oggi di portare anche le altre della categoria San Andreas Superauto, giusto per farvi vedere come sono modificate, come sono ste cazzo di auto. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.